Nel seguente video mostreremo le funzionalità basiche del termostato Tacto AirZone. Il termostato Tacto presenta due distinte schermate, il salvaschermo e la schermata principale. Il salvaschermo appare quando il termostato è a riposo, mostra le seguenti informazioni: giorno della settimana numerato dall'1 al 7, ora, temperatura ambiente, modo di funzionamento del sistema, in questo caso freddo, e se la zona è accesa o spenta. Toccando lo schermo, il termostato cambia da salvaschermo alla schermata principale. In questa schermata si potranno realizzare le seguenti impostazioni: accesso all'impostazione dell'orario, della programmazione oraria e del modo sleep, accensione o spegnimento della zona, selezione della temperatura desiderata e, se il termostato è configurato come maestro, selezione del modo di funzionamento. Per impostare il giorno e l'ora, premere brevemente sull'icona AirZone per accedere al menu di accesso diretto. Di seguito, premere sopra l'orario, che nel caso in cui non è impostato, apparirà come dei trattini lampeggianti. Iniziare impostando il giorno della settimana, nel nostro caso imposteremo il numero 2 corrispondente a martedì. Confermare premendo brevemente sull'icona AirZone. Di seguito impostare l'ora utilizzando le frecce di selezione e premere AirZone per confermare. Il tacto tornerà automaticamente alla schermata principale. Nel caso in cui il termostato sia configurato come maestro del sistema, potrà cambiare anche il modo di funzionamento. Nel termostato configurato come maestro, sulla schermata principale si vedrà l'icona del modo fissa, mentre nei termostati di zona l'icona del modo lampeggerà 3 volte. Per cambiare il modo di funzionamento, premere sopra la colonna dei modi. Saranno visualizzati tutti i modi disponibili del sistema ed il modo selezionato al momento lampeggerà. Per cambiare il modo di funzionamento sarà sufficiente premere su quello desiderato. Per accendere o spegnere la zona, dalla schermata principale premere sopra l'icona ON/OFF. Nel caso in cui si accenda la zona, il termostato mostrerà l'ultima temperatura impostata. Utilizzare le frecce di selezione per impostare la temperatura ambiente desiderata. Per ulteriori informazioni potrà vedere gli altri video attraverso il nostro canale YouTube.